male, chi me l'ha detto? Chi me l'ha detto a me? Ragazzi, se faccio questa cosa per voi, cioè se non mi mettete un like adesso che sto soffrendo come un cane. Allora, creiamo la maschera al carbone per tirare via i punti neri. Abbiamo bisogno di colla vinilica, ecco qua, di una tazzina dove andremo a mescolare la, diciamo, la maschera, e del carbone vegetale, eccole qui, le nostre pastiglie di carbone. Le dobbiamo triturare, io ho preso un cucchiaio e ho cercato di, diciamo, sbriciolarle così. State attenti, togliete tutte le parti più, diciamo, grosse. E poi in una tazzina, nella nostra tazzina, mettiamo la colla vinilica e aggiungiamo in seguito il carbone vegetale che abbiamo prima fatto. Ecco qua. Cominciamo a mescolare. Che bella questa parte dove va veloce, mi piace. Sì, mescoliamo alla velocità lampo come sto facendo io, e poi ho praticamente messo a bagnomaria tutto, così diciamo si amalgamava tutto per il meglio, ed il risultato finale, ecco qui la nostra maschera al carbone pronta, semplice da preparare. Proviamo questa fantastica maschera nera. Oddio, sono un po' impaurita, vi dico la verità, però la proviamo, dai, per voi questo è altro. Allora, naturalmente struccatevi prima di applicarla. Io la sto mettendo qua sul naso e vi posso garantire che sul naso ho tantissimi punti neri. Ecco qua. Sul naso. Quando usate il pennello, usate un pennello che magari non vi piace oppure che non avete paura di rovinare, perché io adesso non so se questo pennello farà una buona fine o meno. Vediamo, vediamo. Facciamo anche un disegnino carino. Ah, mamma! È caldo anche, perché io l'ho fatto bollire un po', cioè bollire, l'ho sciolto con l'acqua per fare in modo che la maschera e il carbone sia, diciamo, amalgamasse meglio con la colla vinilica. Ormai la colla vinilica la uso per tutto, ve l'avevo detto che sono diventata Neil di Art Attack. Ah, mamma mia! Adesso la metto anche qua. Un mostro! Allora, ragazzi, oddio, non è che si attacca. Ho finito, adesso ci vediamo a maschera asciugata. Che brutta! State attenti, sono il vostro incubo! Ah! È asciutto, adesso andiamo a tirare la maschera a vedere cosa succede. Grazie, ecco lo specchio, perché sennò non vedo niente. Oddio, sono emozionata, comincio dal basso. Quando si tira la maschera, si tira sempre dal basso verso l'alto, ricordatevi. Ah, che dolore! Mi sta strappando tutti i peli, tra l'altro. Ah! Molto attaccata, non so se riuscirò a tirare. Oddio, adesso tiro anche quella di sopra sperando che la batteria della telecamera regga, perché ah, fa male, fa male, fa male. Chi me l'ha detto? Chi me l'ha detto a me? Ragazzi, se faccio questa cosa per voi, cioè se non mi mettete un like adesso che sto soffrendo come un cane. Allora, guardate ragazzi, sto riprendendo dal telefonino perché non mi si è scaricata la macchina fotografica. Ho dei residui di maschera ancora sulle mani, devo andarmi a sciacquare bene le mani, però intanto mi sono sciacquata subito il viso. E guardate, allora qui è un po' irritata la pelle, qui e qui. In generale è una buona maschera, anche se io vedo più resa con le striscette zona T della Nivea che io uso sempre. La pelle è molto liscia,
Ed è una maschera molto forte, cioè nel senso un po' aggressiva, perché quando la tirate via un po' vi fa male, vi tira via anche tutti i peletti, quelli, sapete, i peletti della pelle, quelli che non vedete sotto, lei li tira tutti via. E qui anche, cioè nel senso che mi ha tirato via un po' di cose, un po' di punti neri li ha levati, però diciamo in generale vedo più risultato con la maschera della Nivea, con quelle della Nivea. Comunque è stata una buona maschera perché mi sento molto liscia e pulita, avrà tolto della pelle morta, queste cose qui. Se provate a farla anche voi, mi raccomando, non esagerate come ho fatto io, mettetene un pochino di meno, perché poi quando andate a strappare, veramente, se avete la pelle sensibile, gli occhi chiari come i miei, che appena li tocchi lacrimano, un po' sentite dolore, però è una buona maschera. I punti neri, diciamo che questa sera sono morti. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Che strano riprendere dal telefonino, soprattutto questo telefonino che mi piace. Non sono impazzita, sono qui perché vorrei provare. Allora, guardate cosa ho qui. Made in Italy. Siccome è made in Italy, ho deciso di provarlo perché diciamo i prodotti, diciamo, di casa nostra vanno testati, quindi io volevo testare con voi questo bellissimo prodotto che sto scartando in questo momento. Allora, si tratta di uno spray tattoo.